Salve a tutti ragazzi, qui Tony Falco, Mola di Bari, sto per fare un video per ascoltare la modulazione di Giuseppe Formula 1 con il DIF 5000, però Superstar 6009 è uguale, e poi quella di Pino Ufo con un Major, non mi ricordo la sigla, che poi dirà lui stesso, giusto per far ascoltare gli amici come escono. Ok. Il mio controllo è stato sempre che la modulazione di Pino in AM per il momento non ha ancora superato nessuno. Qui sto trasmettendo il mio Galaxy Saturn, sto filmando qua gli strumenti dell'apparato, un po' l'apparato, vabbè, con la qualità a 3 megapixel del telefonino. Vai Pino Ufo per il passaggio, anzi prima tu Giuseppe Formula 1, vai per te per il passaggio di prova radio, vai. Va bene, ok, un saluto a tutti gli amici di YouTube, sperando che questo video sia, come dire, sia in full HD, QFL. Un saluto dal Giuseppe Formula qua, da Mola, 1-2-3, prova, vai Pino Ufo per te il microfono, capa. Ok Roger, buonasera a tutti gli amici di YouTube. Va bene, che dire, questo è il Major M200 Alfa Foxtrot Sierra SS, apparato credo di una ventina di anni fa, forse più anche, diciamo anni 80, va, un apparato anni 80 per essere precisi, quindi diciamo che siamo sulla trentina di anni fa, non sulla ventina, 25-30 anni fa. Va bene, va bene, va bene, comunque sono contento di questa radio, funziona bene, non ci sono assolutamente problemi. Ok, allora il microfono è ancora a te, Mister Antonio Falco, capo. Roger, positivo, dai, sto registrando ancora, farei fare un altro passaggio a Giuseppe, che devo inquadrare una cosa. Vai Giuseppe che poi ti diamo il video, che poi devo andare a mangiare, capo. Va bene, dopo che parlo io puoi parlare anche Antonio Falcos, dai, vogliamo sentire anche Antonio Falcos con il mio stesso apparato, il mio stesso microfono, lì a casa sua. Qua la situazione di lavoro ZGM-DB5 con un Superstar 6009 della CRT, ovvero il Mastix 5000, e antenna Game Master, sì, il Game Master qui, perfetto, vai Falcos. Ok, questo setup da parte mia, questa è la mia modulazione dalle magiche antenne di una Mantova 5, anzi correggo, di una Game Master, era una volta la Mantova 5, ora le circostanze sono cambiate, e questa è la modulazione con un CRT SS 6009 e un MB+5, ok? A te il microfono Tony e grazie per la registrazione. Ok, va bene, va bene, ho registrato il tutto ad orecchio, ascoltando dall'altoparlante la modulazione di Antonio Falco, se la sento un bel po' più distorta, eh? Poi non ho alzato il volume, non li ho abbassati, ho lasciato sempre lo stesso volume a 2, ma il telefonino a 3 megapixel, a me mi interessa l'audio, non filma bene al buio. Comunque vabbè, non ho toccato le manopole del volume, è rimasta tutte e tre uguale. Potete, poi vi manderò il link sull'email, eccetera, così potrete vedere, sentire un po' la modulazione, qual è, secondo voi, ascoltandovi, la modulazione più pulita di Mola, che a mio parere almeno rimane quella di Pino, anche se un po' sui medi rispetto alla vostra, però è la sento più pulita, capito, molto più aperta. E niente, poi potrete anche voi vedere un po' come ascoltarvi, come uscite. Ok, salutoni a tutti, chiudo il video qui.